Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Oggi vi porto una profile doppia di Pigarico di Traptrix, mazzo che sarà supportato fra un mesetto con il suo structure, credo una cosa come il 23 febbraio o giù di lì. Ma ci tenevo comunque a portarvi queste due decklist, una un po' più budget e una invece davvero screccata, per darvi comunque già modo di prendere un po' domestichezza con l'archetype, provarlo e vedere se è un qualche cosa che vi può interessare nel futuro. Chiaramente poi quando sarà il momento arriverà anche la lista aggiornata con tutti i supportini dello structure e non solo. Non voglio dilungarmi oltre, iniziamo subito con le profile. Partiamo dalla prima, quella che costa un po' di più, è quella che è stata creata per andare a ghignare nei denti a tier, più che giustamente. Troviamo il Trapper di Ferri, una grandissima carta, non credo che devo spiegare a nessuno l'effetto di questo coso rosso, ormai ve lo siete beccato infinite volte in gola. Due copie di Druidswarm e tre copie di Magnamut, che sono pezzi immensi, vanno a levare carte importanti dai cimiteri, sono dei body sul tavolino, addirittura Magnamut vi pure l'addino. Tutto questo repartino qua ha un costo comunque non da poco, ma stiamo guardando un deck che io vi consiglio di giocare ed interpretare per il momento solamente online, quindi il prezzo effettivo del deck ci interessa veramente poco in questo frangente. Poi tre copie di Shifter, carta importantissima, praticamente auto win nella situazione giusta. Passiamo poi al repartino dei mostri di Traptrix e qua ovviamente leggiamo un po' gli effetti nel dettaglio. Questa signorina qua ci racconta che è immune agli effetti delle carte buco trappola normali, e questo è un qualcosa che è condiviso anche con le altre carte tematiche, quindi non lo dirò più. Quando viene normalata ci fa targettare un mostro tematico nel cimitero e lo andiamo a speciale in difesa. Quando questa carta viene evocata in special possiamo targettare una carta normale trappola buco nel cimitero, lo settiamo, ma poi dovremo andare a bannare il buco del caso nella end del nostro prossimo turno se è ancora sul terreno. E possiamo utilizzare questo effetto della carta solo una volta per turno. Poi tre copie di Mirmeleo, importantissimo. Ci racconta che su normal possiamo aggiungere una carta buco trappola normale dal deck alla mano. Se viene speciato invece è uno spacchino per magia o trappole dell'avversario, che è un effetto che magari può sembrare poco rilevante, ma invece è una delle cose, una delle interazioni più forti che ci offre questo mazzo e ci dà una buona utility anche contro altri control o comunque mazzi che vogliono giocare stun. Tre per di Mantis, su normal si aggiunge un mostro tematico dal deck alla mano, anche lei immune agli effetti delle carte buco trappola. Una volta per turno, effetto quick, possiamo andare a targettare una magia o trappola settata che controlliamo, la facciamo tornare alla mano e poi settiamo una magia o trappola dalla mano. Questo serve in parole povere per andare a schivare ad esempio removal che targettano specifiche carte sul tavolino e poi anche delle altre applicazioni, ma insomma ci interessa soprattutto per quello. Monocopia poi di Ginalloa, possiamo utilizzare soltanto un effetto della carta per turno e solo una volta in quel turno, possiamo mandare una carta settata trappola che controlliamo al cimitero per speciarla dalla mano, se non abbiamo carte nella zona magia trappola la possiamo bannare dal cimitero, targettare una carta magia trappola buco nel cimitero e andarla a settare. Quindi un utile riciclino e comunque un body che può entrare sul tavolo quando serve. Due copie di Prosperity, un piccolo boost di consistenza e utile al mazzo ci serve. Abbiamo bisogno di vedere Power Card, se no combiniamo veramente poco. Nelle trappole, tre copie di Impermanence, tutti sapete cosa combina. Buonissima carta, una buona entrap, utile anche più avanti nella partita. Due copie di Ice Dragon Prison, carta incredibile per andare a levare pezzi dai cimiteri o bannare carte che non ci piacciono. Mono Bottomless, questa è situazionale, ma nella situazione giusta comunque può ancora dire la sua, perché andiamo a spaccare e soprattutto bannare un mostro. Tre copie del Gravedigger, carta incredibile, probabilmente uno dei trapple migliori che possiamo giocare dentro il mazzo, perché quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro in mano nel cimitero o nei banditi, lo neghiamo e gli facciamo 2k in faccia. 2k di danni per un mazzo come questo che fa una fatica tremenda a chiudere sono veramente un aiuto incredibile. E spesso vi capiterà addirittura di poterne tirare pure due, quindi cavare 4k di life points all'avversario vuol dire che riusciamo a chiudere la partita in tempi veramente molto brevi se possiamo swingare con quello che abbiamo sul tavolino. Procediamo con il Trapper di Torrential. Questa è una carta che a seconda della situazione qualche volta può dare uggio pure a noi, però è talmente tanto forte, talmente necessario in un mazzo come questo che magari può rimanere indietro, può non aprire con i mostri tematici o può comunque far fatica a star dietro a tutte le cose che i combo combinano adesso, a tutta la board grossa che possono fare, che è un pulsante di emergenza che serve troppo. Monocopia del Floodgate, carta molto carina, anche questa molto situazionale, forse anche più situazionale del Bottomless, però può andare a mettere un mostro settato in difesa e lasciarlo lì fino a quando non andiamo noi a interagire con quella carta. Due perdi compulsory, in questo momento non è affatto male come tech, rimbalzare in mano
è spesso molto 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 più forte che andare a rompere carte, e un mazzo trappoloso come questo ci sta davvero bene. Terminiamo con il 3x della Brigantina, che è una carta simpatica che abbiamo dentro il mazzo, che ci aiuta ad avere presenza sul tavolino e ci dà in pratica un mostro che possiamo utilizzare in tanti modi diversi. Passiamo quindi all'extra, pure qua ci soffermeremo soltanto sulle carte Traptrix. Abbiamo una copia di Zeus, un Vespenato, un Redur, una copia dell'Omerus, Unaffected dalle trappole fino a quando ha materiale Xyz sotto, e una volta per turno possiamo utilizzare uno dei seguenti effetti: possiamo staccare due per specialare un mostro insetto o pianta dal cimitero, oppure se un mostro avversario lascia il terreno per colpa di un effetto carte nel cimitero oppure bandito, possiamo staccare uno da questa carta, targettiamo uno di quei mostri e lo specialiamo sul nostro field. Procedendo troviamo Tornado Dragon numero 41 Baguska, Dweller e Rafflesia. Rafflesia è un'altra carta importantissima per il nostro mazzo, pure lei è immune alle trappole fino a quando ha sotto Xyz Material. I mostri Traptrix che controlliamo, tranne Rafflesia, non possono essere rotti in battle per effetto carte, che è un qualcosa di gigantissimo quando abbiamo impostato un po' il tavolo. L'avversario può targettare soltanto lei con gli effetti delle carte e non altri mostri Traptrix, e una volta per turno, effetto qui, possiamo staccare uno, mandare una carta trappola buco che si possa attivare in quel momento, e lei praticamente copia l'effetto della carta che abbiamo mandato al cimi. Quindi molto versatile. E ci dà un altro layer di consistenza molto buono per fermare gli avversari. In extra deck una copia della Goddess per levare carte diversamente inautabili, un Unicorn, un Fenice, monocopia di Cularia che il nome dice tutto, anche lei se evocata Link e unaffected dagli effetti delle carte trappola. Dopo che abbiamo attivato una carta buco trappola normale, possiamo settarla invece che mandarla al cimitero, e durante la end ci ricicla un mostro Traptrix nel cimi, specialandolo in difesa, quindi potenzialmente facendo partire alcuni degli effetti interessanti che abbiamo visto prima. Terminiamo con il 3x di Sera, che richiede un mostro non Link Traptrix, pure lei è unaffected dalle trappole. Se viene attivata una carta trappola normale, possiamo specialare un mostro tematico dal deck con un nome diverso rispetto alle carte che controlliamo, e se l'effetto di un altro mostro Traptrix viene attivato, possiamo settare una carta buco trappola normale direttamente dal deck, quindi è la carta perno e centrale del nostro mazzo. Abbiamo poi anche un abbozzo di Side con Falce e Lancea e il 3x di Sanctum, questo per darci un po' di versatilità e delle carte che possono comunque tornare utili in tanti matchup. 3x di Dark Ruler e 3x di Evenly per andare a rompere board. 3 copie di Judgment per il game 2 quando sappiamo che gli avversari ci vanno ad infilare dentro un sacco di rompiboard. E l'ultima carta della side è uno spolverino che comunque può tornare sempre utile ed essere rilevante soprattutto in altri matchup contro mazzi control. Passiamo quindi alla seconda decklist. Non starò a ripetere o a rileggere carte che abbiamo visto anche prima. Abbiamo nel main deck di diverso il 3x di Parallel Xyz, carta incredibile, lo andiamo a specialare sotto un link. Portano altre copie di se stesso, diventano 2-4 e abbiamo quindi accesso agli Xyz Rank 4 più interessanti dell'extra. Il pacchetto Destiny Hero con Dasher Celestial, 3 copie di Fusion Destiny e chiaramente in extra deck il Fenice. Ci serve un boss monster, come ho detto anche prima, qualche volta il deck può fare fatica ad avere abbastanza cattiveria per chiudere o ad avere abbastanza negate modi di tenere fermi gli avversari, quindi una carta come Fenice sicuramente fa un gran lavoro dentro un mazzo come questo. La falce la giochiamo già di main perché è un'altra giocata molto prepotente, e anche se ce la troviamo in mano iniziale, comunque abbiamo modo di interagire con falce e Destiny Hero, quindi non è una carta sempre morta, pure se ce la ritroviamo in starting end. Il 3x di Ashe che giochiamo qua al posto di Shifter, Sanctum già di main, e poi la lista è praticamente molto similare a quella che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda l'extra, le differenze sostanziali sono il Fenice e soprattutto Axescot, che però è una carta che non vi serve per forza, ma sicuramente è un altro aiuto, un altro boost al chiudere le partite. Per quanto riguarda la side, qua trovate più che altro un abbozzo, qualche idea simpatica con il King of the Prison, 3 copie di Shifter, granito per cercarvi Sky Prison, 2 per di Lightning Storm con spolverino per rompere un attimino board e dar fastidio, colpa di Grave e 3 copie di Evenly. Quindi ragazzi, questo è tutto per il video del giorno. Io ringrazio ancora Pigarico per le due decklist e soprattutto per i replay che arriveranno fra pochissimo. Vi consiglio di provare il mazzo anche e soprattutto per capire se è un deck che può interessarvi. È pur vero che con l'uscita dello Structure cambieranno un po' di rate, bisognerà aggiungere qualche cartina qua dentro e ci saranno delle combo un po' più interessanti che il mazzo potrà andare a proporre, ma lo stile di gioco bene o male rimane sempre questo. Quindi, secondo me, può essere interessante testarlo già da ora per capire se è uno structure che può fare al caso vostro oppure no. Non ho altro da aggiungere, e quindi io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ciao!